dialetto, di lingua. Allora noi abbiamo avuto l'occasione proprio con un 7 mare di conoscere le figlie dell'attendente di Salvatore Toverma, Vittorio Marconi. Io chiederei a Luciana e Mara se vengono qui avanti, se vengono. Ecco, ecco. Perché in questi giorni siamo stati assieme con queste due signore e ci raccontano proprio. Loro abitavano vicino a Toro, la loro famiglia, e il papà gli raccontava in continuazione di cosa succedeva a bordo del sommergibile. E io mi fermo perché, prego Gian. Scusi un attimo. Non sono abituate a fare conferenze, però sono bravissime perché hanno una memoria di quello. Sono anziane. Buongiorno a tutti. Ringraziamo in primis la Marina Militare e tutti voi che ci avete prese come delle figlie, che ci emozioniamo, insomma, ecco. E avremo tantissime cose. Grazie comandante. Avremo tantissime cose da raccontarvi, però vi racconteremo qualche aneddoto che mio papà ci raccontava, anche dell'affondamento il comandante con mio papà era l'unico che si dava del tu, che le permetteva di darsi del tu. E quando sono venuti sti marinai a galla, lui, il comandante, le ha detto a mio papà: Vittorio, cosa faremo testi con il qua? Salvatore, gli ha detto, siamo uomini, Salvatore, tiremoli su. Li hanno presi, li hanno fucillati, li hanno portati all'Inghilterra, ma gli hanno messo una scialuppa e li hanno lasciati andare. Ma dopo sì. Noi saremmo state tre sorelle, una più grande di me che purtroppo è mancata a giugno. Questa mia sorella era sorella di latte con la figlia del comandante Todaro, perché il comandante Todaro le diceva sempre a mio papà: Vittorio, guarda che se mi capita qualcosa lascio la mia famiglia nelle tue mani, ma cosa dici tu, ma stai zitto, si parlavano loro in Veneto. E invece così è stato. Lui, mio papà, è stato ferito, e poi vi racconterà mia sorella. E un giorno mio papà è andato a casa della moglie, della Rina, e vedeva sta bambina che piangeva. Dice: ma cos'ha sta bambina? E Vittorio dice: sai, ho poco latte, e il latte quello in polvere non lo digerisce. Non ti preoccupare, vado a prendere mia moglie, che aveva mia sorella del 42, la Graziella del 43. Mio papà è andato a casa e ha detto: Ada, si chiamava Ada mia mamma, vieni che andiamo dalla Rina perché la bambina piange sempre. E mia mamma è andata, l'ha attaccata al seno e ha mangiato così tanto che si è addormentata e ha dormito 24 ore. Poi mia mamma andava tutti i giorni e per la notte se lo toglieva perché ne aveva tanto latte, insomma, ecco così. Questo, ne avremo tanti di aneddoti da raccontarvi, però insomma vi raccontiamo quelli che ci sono stati più impressi, più impresso, sì, perché lui quando mio papà, che vuol dire che è stato ferito una gamba, una scheggia, le è passata da una gamba all'altra. Allora, d'estate si metteva i pantaloni corti, no? Allora gli dicevamo: ma papà, cos'hai questi buchi qua? E allora lui ci prendeva e diceva: sedetevi là, che adesso io vi racconto come sono stato ferito. E così ci raccontava tanti aneddoti, che insomma, che io adesso passo la parola a mia sorella. Grazie mille, grazie. Grazie. Comunque io mi ricordo tantissimo
quando, cioè che mi è rimasto impresso, quando era insommergibile, e mi diceva mio papà che sentivano era col comandante come delle ferraglie che trascinava, che sono passate attraverso un campo minato. Si sono guardati negli occhi e gli ha detto: Vittorio, stai pensando quello che penso io? Sì, sì, Salvatore, sto pensando, sì, comandante, gli avrà detto, adesso io non lo so. Allora dice: non dire niente, mio papà mi ha detto che sentiva solo il battito del cuore, ce l'aveva in gola, proprio andava a mille sto cuore, dice, non lo so, dice come, e sono passati, sono riusciti ad attraversare il capominato e poi si sono guardati negli occhi, non hanno detto una parola, si sono guardati negli occhi e si sono abbracciati con quell'abbraccio, insomma, ha detto tutto, ecco, è una cosa. È stato ferito quando c'è stato l'avevano portato in cantiere per fare qualcosa, c'era che non andava, ecco, e facevano la guardia, avevano i turni di guardia, mio papà aveva il turno di guardia e sono passati gli inglesi e hanno mitragliato e gli è passata una scheggia, sì, quella, ma come è stato, sì, 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 da una gamba all'altra, che aveva queste due feritone, e è stato ricoverato, è stato 4 mesi, mio papà all'ospedale di Bordeaux e 4 mesi a Venezia. Ritorno indietro col cavallo, mio papà gli hanno dato la croce di guerra, è stato per i primi 7 militari premiati, sì, che hanno decorato con la croce di guerra, le stellette, il nastro e altre medaglie, insomma, ecco. Che dire, le cose sarebbero tante da dire, tante. Perché dopo vi fanno le domande, qualcuno dopo vi fa. Sì. Comunque io ringrazio tutti, vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.